Buon pomeriggio e bentornati su PMG Sport Futsal da parte di Silvia Vinditti e Federica Lattanzio. Tredicesima giornata di Serie A femminile, ricchissima di emozioni. Pensate infatti che quattro delle prime cinque in classifica si sfideranno tra di loro. Al Palabadiali c'è infatti il match clou tra Falconara e Statte, che sono la prima e la quinta forza del campionato. E qui in diretta dal Palarigopiano di Pescara assisterete invece a Monte Silvano Kickoff, che sono rispettivamente seconda e terza forza. Pronte al braccio di ferro, potremmo definirlo un vero e proprio classico per la longevità delle due formazioni. Per quanto riguarda questa stagione, si sono già incontrate nella gara di andata dello scorso 8 novembre, una domenica che si è conclusa con un bel 5-2 a favore delle abruzzesi, firmato da Borges Ortega, Sciascio e Lusilei, a doppietta di Borges. Oggi un'altra partita tutta da raccontare rispetto alla gara di Gorgonzola. La formazione di Mister Russo ha visto uscire Valeria Scimici, un elemento di spicco sicuramente andato a rinforzare le fila dell'Italcave Real Statte. Nessun cambio invece nella formazione guidata da Mister Gonzalo. Andiamo subito a leggere quindi le distinte. Kickoff che si presenta con Arianna Pomposelli, Arianna Bovo, Veronica Privitera, Dea Di Berte, Antonella Sabatino, Deborah Vanin, Jessica Giana, Brenda Bettioli, Irene Franco Castiglio, Antonella Plevano, Alina Elpidio. Esther Manucci, allenatore russo, risponde alla squadra di Gonzalo con Anna Carolina Sestari, Ludovica Coppari, Ersilia Dincecco, Amparo, Lusileia, Jessica Manieri, Bruna Borges, Eva Ortega, Alessia Guidotti, Aida Sciascio, Federica Belli e Laura Esposito. Già pronti i quintetti in campo, primo pallone che verrà giocato dalla kickoff con Bettioli, dietro di lei c'è Bertè, sui laterali Vanin e Dejana, partiti in questo momento, tra i pali c'è Castiglio, Vanin subito pressione alta del Montesivano con Lusileia, insieme a lei ci sono Amparo, Borges, Dincecco e tra i pali Sestari, rimessa laterale affidata alla kickoff dopo 6 secondi di gioco, pallone subito fuori, vi invito a commentare in chat domande e interventi, siamo pronti a tutto, risponderemo a tutte le vostre domande, mentre Vanin scarica su Ejana, subito pressata però da Amparo. Bertè, Vanin, ancora per Bertè, era buono il pallone di ritorno, non riesce però a controllare, adesso Borges in due su di lei, recupera il pallone, benissimo la kickoff in velocità con Ejana, tiro che finisce fuori. Gara che si gioca ad anticipo, c'è stato già un anticipo dell'anticipo, quello tra Lazio e Bisceglie, giocato al Paladolmen. Formazione biancoceleste che è tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, 3-2 soffertissimo sul campo del Bisceglie, che è stato anche parecchio sfortunato, 4 i legni centrati dalla formazione di Nico Ventura. E Giana, ancora Vanin, prova a sfidare Lusilea, se ne va Vanin, il raddoppio di Borges, poi Amparo, si innesca il contropiede, c'è il fallo di Vanin sul Lusilea che era lanciata a centrocampo, chiede l'ammonizione Mister Gonzalo, e giallo, urlano dalla tribuna. Vi aggiorneremo sugli altri risultati in diretta direttamente dalla chat, non avete bisogno di uscire per seguire le altre partite in programma. Annullata la gara tra Cagliari e Granzette per Covid, annullata anche la doppia amichevole internazionale alla quale avrebbero dovuto prendere parte tante giocatrici della nostra Serie A. Intanto Castiglio in due tempi. E Giana, ancora per Vanin sulla fascia di sinistra, Borges se ne va bene Vanin, poi la pisata, ancora Vanin contro Sestari che chiude benissimo lo specchio della porta. Primo pericolo corso dalla squadra del Montesilvano, intanto lanciata in avanti Lusileia, esce in qualche modo Irene Franco Castiglio, pallone in rimessa laterale. Si lamenta Ottaviani, dice che il cartellino giallo andava estratto ai danni di Vanin. Borges, Dincecco, ancora per Borges, scambio con il capitano. Ancora Borges, il contromovimento di Amparo, scarico, c'è Sessari che va a cercare Amparo che per un soffio non riesce ad agganciare. L'altro match in programma, dicevamo, è Pelletteria e Capena, in concomitanza si sta giocando anche la gara tra Falconara e Italcave Real Statte. Dincecco per Lusilea sull'esterno, controlla sulla linea, c'è Bertè che va a recuperare però questo pallone, adesso il duello sulla linea di fondo e Bertè che gioca sapientemente con il corpo e guadagna la rimessa dal fondo.
ancora Irene Franco, adesso formazioni separate da 3 punti in classifica, 28 ne ha il Montesilvano, 25 la Kickoff. Adesso ancora Amparo, subito pressione efficace su Vanin, la giocano a viso aperto, gara imperdibile. E Jana, 2 minuti trascorsi sul cronometro, sempre 0-0, una sola conclusione, quella di Vanin contro Sestari. Vertè, buono il movimento della brasiliana, adesso Borges che ha recuperato il pallone. Finta di Dinceco, lo scarico per Sestari che lancia lungo. Disimpegno, serve direttamente la compagna di reparto, la collega di reparto. Adesso Bertè di nuovo per Ejana, a sinistra per Bettioli, pressata da Lusilea che è subito su di lei. Vanin contro Amparo, al centro trova un buon corridoio per Bettioli, ancora Vanin, imbucata di nuovo centrale, si gira bene Bertè, però c'è il raddoppio efficace di Dinceco che adesso deve liberarsi della sfera, torna su di lei Vanin con la pisada per Ejana, intelligente il passaggio e ottima la risposta di Sestari, ben piazzata al centro della porta. Manieri appena entrata, adesso Dinceco di nuovo in banda laterale per Manieri, cambia lato Manieri, va a cercare Amparo, il passaggio di ritorno per Manieri fermato però dall'intervento di Vanin. Sestari, non c'è una pausa in questi primi 4 minuti di gioco che stanno per completarsi. Ancora Manieri per Borges che è rientrata in campo, era stata assente nella gara di Granzette per una contrattura, nessun problema per lei, nell'intervista settimanale ha detto che in Brasile c'è il suo cuore, c'è tanto della sua terra, ma la maglia azzurra le fa venire i brividi, maglia azzurra che non indossano da troppo tempo le ragazze della nostra nazionale. Intanto Amparo che ha cercato un aggancio incredibile con il tacco, non trova però la sfera al completo e sfila fuori. Ecco qui i primi pronostici, Leonardo Gallo stavolta non l'ha neanche chiesto e si sbilancia con un 3-3. Chiedo anche a voi, mentre è entrata in campo Pomposelli, di esprimere un parere su questi 40 minuti effettivi, 4 dei quali sono già passati. È entrata in campo Elpidio dall'altra parte, sia Elpidio che Pomposelli sono ex del match, non è ancora entrata dall'altra parte Belli che è ex al contrario, cioè è stata tanti anni alla Kickoff, è partita dal CUS Palermo in Serie A, poi l'esplosione proprio a San Donato Milanese, giocatrice fantastica che è stata capace anche di segnare una manita personale in maglia azzurra. Pomposelli che ha vinto il primo trofeo della sua carriera proprio con il Montesilvano, Supercoppa contro lo Statte. Intanto pressione di Elpidio che adesso si lascia andare un pestone su Sestari, ma ci sono tanti ottimi ricordi legati ad Aline Elpidio. Pensate che infatti è stata un po' lei a sfatare il tabù della Coppa Italia, suo il rigore decisivo nella finale contro il Cagliari al Pala Florio di Bari, coppa mai vinta prima dal Montesilvano, c'era Marzuoli in panchina e nella gara combattutissima con il futsal femminile Cagliari è stata proprio Aline Elpidio a segnare il rigore che ha dato il là alla festa biancazzurra, festa doppia perché era un titolo attesissimo in riva all'Adriatico. Bertè 2-1 dice Ilaria Tronca, ricordatevi i numeri, io farò sicuramente confusione e decreteremo come al solito il vincitore che avrà la gloria eterna del futsal, questi i nostri premi. Vanin a destra per Pomposelli, intercetta però Borges molto bene, taglia il campo in orizzontale per Ortega appena entrata, segno nella gara col Granzette, pisada ancora per Borges, scambio quasi fortuito con Ortega che va però a buon fine sulla parallela, ancora Ortega dalla parte opposta, a memoria per Coppari che alza il dito, il pollicione a ringraziare. Sulla diagonale è intervenuta però bene Bertè, salutiamo anche Davide Nobile, salutiamo Antonio Finotto, tifosissimo delle All Blacks. Indietro per Ortega, la fucilata, Irene Franco in scivolata esulta per questa parata, Coppari al centro, interviene però anche Vanin, chiede la rimessa, la formazione del kickoff ma è del Montesilvano con Manieri contro Pomposelli, le finte di Manieri, Pomposelli crolla per di vista, Manieri calcia e il riflesso di Castiglio è ancora ottimo, adesso più Montesilvano che kickoff, fa bene Manieri a buttarla via, si stava avventando sulla sfera lì nel Pidio che sì, dicevamo, richiama tanti ricordi positivi al Montesilvano, ma adesso gioca ad avversaria e darà il massimo per la sua kickoff. Pomposelli
all'indietro per Irene Castillo, che avanza, conduzione del pallone, poi scarico per Vanin, anche lei come sestarie nella lista del Futsal Awards, settimo posto come miglior giocatrice per Deborah Vanin, che l'anno scorso è arrivata ottava, si è quindi migliorata. Intanto Coppari che prova a lavorare il pallone sulla sinistra, Guidotti appena entrata in campo, la vede con le scarpini verdi, Sestari il secondo miglior portiere per una manciata di voti, pensate, soltanto 17, non ha raggiunto la collega Anna mi ero persa a guardare cosa accadeva sulle tribune, diciamo la collega portoghese per 17 punti le ha diciamo soffiato il posto, ma meritatamente, per carità, a tempo per riprovarci Anna Sestari. Anna Carolina è nel mirino, Guidotti esterno ancora per Ortega, poi il pallone di ritorno va a tagliare il campo Guidotti con un elegante tocco, Pomposalì in anticipo, poi sbaglia però la cosa più facile che era l'appoggio per Vanin. Manieri ha già rimesso in campo, 5 minuti e mezzo trascorsi sul cronometro, mentre Bertè intercetta il pallone di Coppari. Sto per rientrare in chat a leggere tutti i vostri commenti, mentre c'è il saluto di Serena Sergi che raccogliamo, salutiamo a nostra volta Serena Sergi, storica ex del Montesilvano. Intanto Vanin sulla destra contro Manieri che tocca il pallone quel tanto che basta e ferma subito l'attacco della kickoff. Gara accesissima, 5-3 per il Montesilvano, 2-2, già due pareggi si vedono, è una gara sicuramente equilibrata, ripetiamo, si affrontano la seconda e la terza forza del campionato. Ieri la vittoria della Lazio che le valsa il quarto posto, una vittoria soffertissima con un gol di Greco e due di Vanessa e un'altra traversa gol non gol ancora di Greco, sarebbe stato un gesto tecnico bellissimo che va comunque sottolineato, non è entrata, hanno detto gli arbitri. Pomposelli intanto fucilata addosso Ortega con il corpo, partita accesissima, ancora Pomposelli con la testa, mette giù il pallone, ne ha tre addosso, arriva Coppari, Pomposelli supera il primo contrasto, poi perde però il secondo e favorisce l'intervento di Coppari. Manieri anticipata però dal Pidio, tocca ancora il pallone Manieri, fase confusa di nuovo che prova a mettere ordine il Montesilvano, ma il pallone adesso è della kickoff, cade a terra Bertè e interrompe il gioco l'arbitro, 6 minuti e mezzo sul cronometro, sempre 0-0 il risultato, partita bellissima come era nel pronostico. Bertè, Vanin, Manieri ferma tutto, crescita esponenziale per Manieri in questa seconda parte del campionato, uno dei nuovi acquisti del Montesilvano insieme al ritorno di Ciferni e l'arrivo di Coppari. Bertè, anche lei si può definire un nuovo acquisto della kickoff, visto che nell'ultimo anno e mezzo è stata sicuramente condizionata da tanti infortuni che le hanno impedito di entrare in campo per tanti mesi, sfortunata anche nel rientro, una partita era costretta a fermarsi, ma adesso è tornata a pieno regime Bertè, a tutti gli effetti nuova freccia nell'arco di Mister Russo. Un'altra rimessa laterale stavolta per la kickoff, si sta riscaldando Veronica Privitera, Bertè per Pomposelli, Elpidio, pressione di Ortega, Elpidio che torna verso la propria area, da Bertè, giocano benissimo entrambe le squadre, un calcio a 5 fluido, Pomposelli trova spazio per calciare, lo fa, chiude però troppo il tiro. Applausi comunque dalla panchina bianconera. Altro cambio, eccola l'altra ex del match, Federica Belli appena entrata va su questo pallone, interviene al volo Irene Franco a lanciare a linea Elpidio, controlla con lo sguardo Eva Ortega, il pallone sfila fuori ed è Anna Sestari che può rilanciare lungo dalle parti di Belli che aggancia bene, c'è però una spinta di Pomposelli ma il fallo viene assegnato, scusate, alla kickoff, perché quando è caduta a terra ha abbracciato il pallone praticamente Federica Belli. Bertè spinta da Ortega con esperienza, recupera il pallone Ortega, finisce però docile tra le braccia di Irene Franco. Bettioli ancora per Aline Elpidio, si gioca
molto corti, tutte e due le formazioni sono molto vicine tra loro. Adesso si distende la kickoff con Bertè, prova a mettere sul secondo palo, si era già lanciata in scivolata lì nel pidio, pressata da Belli e lei adesso si è incaricata della marcatura. Bettioli prova l'anticipo, Belli, il pallone sfila fuori, copertura efficace da parte della numero 27 in maglia bianca-azzurra. 6-2, dice il re Bermida, che salutiamo. Ciao al presidente Alberto Maverick, che sarebbe Alberto Lorenzin, diventato da presidente onorario presidente ufficiale della formazione, che negli ultimi anni ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Coppa Italia in Emilia Romagna, si disputerà a Rimini l'edizione femminile di quest'anno dal 21 al 25 aprile, notizia degli ultimi giorni. Intanto il colpo di testa di Bertè, il pallone era preciso dai piedi di Sestari alla testa di Lusileia. Due big match alla stessa ora è illegale, dice Leonardo Gallo, sono d'accordo. E a proposito, aggiornateci sui risultati, mi sembra tutto fermo sullo 0-0, è proprio così. Adesso Lusileia che prova a girare ma si impenna il pallone, era ottimo il servizio di Dincecco, non è riuscita a coordinarsi benissimo Lusileia, una delle giocatrici che poteva prendere parte alla spedizione doppia amichevole internazionale. Intanto un contropiede sprecato dal Montesilvano con il sinistro di Belli, che si è spento sul fondo da buona posizione, imbeccata di Amparo che avrebbe fatto parte invece della formazione Roca. Dincecco contro Bertè senza complimenti, rimessa dal fondo di Sestari, si avvicina alla pressione di Ejana, pallone servito a sinistra da Lusileia, dall'altra parte si è mossa bene Amparo, Lusileia contro Bettioli, Belli al centro ancora per Lusileia che si gira, trova il corridoio chiuso, va allora da Dincecco, Belli di nuovo per Lusileia, scambio che non si chiude per l'intervento di Veronica Privitera, ma è ancora il Montesilvano in possesso della sfera. 9 minuti che sono volati via praticamente al Palarigopiano, 0-0 risultato. ...2-1 dice Tiziano con la prete, prima partita che il Montesilvano gioca in casa senza la presenza di Ezio Berardinucci, storico tifoso del Montesilvano, venuto a mancare per un tragico incidente la settimana scorsa. Intanto Amparo con il mancino dopo un bel numero, conclusione di Irene Franco, una persona molto cara a tutto l'ambiente del Montesilvano e a tutto il mondo del futsal, un appassionatissimo della disciplina, un abbraccio alla famiglia. Ricordiamo Ezio Berardinucci, lo faremo probabilmente in ogni diretta, anche la squadra l'ha ricordato con una maglietta commemorativa indossata nella gara di Granzette, che diceva Ezio sempre con noi, chiedeva sempre una vittoria alle biancazzurre, che adesso cercheranno di accontentarlo per allungare la striscia positiva. Dall'altra parte però una kickoff che non vuole concedere nulla e che, come dice Danilo Martorelli, sta giocando sicuramente a viso aperto, così come il Montesilvano. E Giana Bettioli, pressione di Belli su Ejana, vincente la parte numero 27 che recupera il pallone sulla linea, lasciato poi per Amparo che prova a calciare sul secondo palo, chiama a distanza mister Gonzalo. Amparo si lamenta della presenza di Russo che ostacolava il tiro di Amparo. Controfallo comunque, quindi rimessa assegnata alle All Blacks. Bettioli, corridoio per Vanin che non riesce però a toccare la sfera per l'intervento deciso da parte di Amparo, che ha chiuso la diagonale con il corpo, mima la spinta il direttore di gara, si lamenta Vanin, capitano di questa formazione. Intanto Dincecco attaccata da Ejana che guadagna la rimessa laterale, occhiataccia all'arbitro da parte di Dincecco, Bettioli per Ejana, di nuovo pressione di Dincecco e di nuovo rimessa della kickoff, si lamenta ancora il capitano biancoceleste. A uomo chiama la difesa Sestari, Privitera che prova il taglio, Ejana al centro trova uno spazio per Bettioli che si è mossa benissimo, di nuovo Vanin a centrocampo contro Dincecco,
Ancora Vanin, un taglio pazzesco per Ejana, ma altrettanto pazzesca la chiusura di Amparo in scivolata, come ha letto la situazione la spagnola. E adesso Belli di testa e ci mette la mano però Irene Franco. Abbiamo visto cose illuminanti, prima la chiusura di Amparo, poi questo pallonetto a cercare la testa di Belli, che con grande personalità l'ha girata in porta, costringendo alla parata Irene Franco, che l'ha alzata sul montante. Dincecco in mezzo per Belli, conclusione forte di poco al lato. Altro cambio, è rientrata Elpidio, si è seduta invece Ejana. Va in avanti Veronica Privitera. Pressione a tutto campo del Monte Silvano sulla kickoff, che manovra al limite della propria area. Vanin esce bene dalla marcatura, scarica a destra, ma Lusileia tocca e ferma il pallone destinato a Bettioli, che avrebbe avuto spazio sulla destra. Gonzalo chiama Coppari, chiama lo schema invece Bettioli, doppio movimento, si muovono Vanin e Privitera. Ancora Bettioli, sguardo in avanti, si ferma, ragiona, si appoggia al proprio capitano. Ancora Vanin, 13 gol già segnati dalla giocatrice brasiliana. Anticipo di Amparo, che sta giocando davvero una grande partita, soprattutto in fase difensiva. Adesso Belli, che si gira su Sestari, appoggio comodo per Dincecco. Prova a ragionare il Montesilvano, nonostante la pressione fortissima da parte della kickoff. Lusileia ha spazio sul cerchio di centrocampo. Adesso Dincecco, no, dice Sestari, che non può ricevere il pallone indietro, ma scarica in avanti Dincecco e guadagna rimessa in zona d'attacco. Ci siede Bettioli, rientrata Bertè. 200 spettatori a seguire il match del Pallaricopiano. Sono trascorsi 11 minuti, vi ripeto il tempo che non è in sovrimpressione, c'è invece il risultato che vedete ancora inchiodato sullo 0-0. Manieri per Amparo, Lusileia al limite dell'area, si gira ancora Irene Franco, una parata fotocopia rispetto alla precedente, attentissima, senza sbavature il portiere spagnolo, sicuramente più impegnata rispetto a Sestari, che ha compiuto un solo intervento su Vanin a inizio del primo tempo. Adesso ancora Irene Franco, Elpidio lungo per nessuno, applaude tutta la difesa Amparo. Sempre 0-0 sull'altro campo che scotta, quello del Palabadiali, dove c'è il big match tra Falconara. Intanto rischia qui Coppari, Vanini rimette in mezzo per Elpidio, che calcia altissimo da posizione ottima, si salva il Montesilvano su questo erroraccio in fase difensiva. Sestari per Lusileia, il pallone arriva, mette in mezzo per Coppari, che non riesce però ad intervenire con un attimo di ritardo. Dall'errore precedente poteva riscattarsi con un gol dopo l'ottimo lavoro di Lusileia, ma soltanto per una questione di centimetri non è arrivata Coppari all'impatto con la sfera. Di nuovo Vanin, Elpidio, anticipo di Lusileia per Manieri, finta, se ne va da sola sulla sinistra, ci mette il piede però Bertè. Di nuovo Manieri, Dincecco, poi Lusileia, scusate, la risposta è spaccata da parte di Elpidio. Amparo per Manieri, ancora da sinistra, e un'altra parata di Irene Franco, che tiene lì il pallone. Altra sostituzione, è rientrata Pomposelli al posto di Privitera. Vanin, corto per Elpidio, ancora Pomposelli. Pressione del Montesilvano con Amparo, che recupera bene il pallone, doppio passo, poi il mancino sporcato però dall'intervento di Vanin, tiro troppo debole per impensierire Irene Franco. Elpidio ci mette il piede, Lusileia, poi Manieri che va a recuperare, cerca la rimessa ma interviene Irene Franco con le mani, corto per il capitano Deborah Vanin. Pomposelli prova a prolungare sulla parallela, non ha seguito però l'azione. Intanto un'altra sostituzione, esce Amparo ed entra Bruna Borges. Manieri, Lusileia deve sfuggire alla pressione di Vanin, lo fa con una pisada sulla quale però non riesce a tornare in tempo Bruna Borges. Ha fatto bene a liberarsi della sfera, posizione pericolosissima, soprattutto se da quelle parti c'è l'ex Miuda. Miuda vuol dire piccola, ma vedete è statuaria. Invece Vanin, cresciuta tantissimo, non solo di statura ma calcisticamente, di statura anche morale, una giocatrice fantastica, è una persona
speciale, vi invito a conoscere Deborah Vanin, la vedete tutta seria ma fuori dal campo è uno spasso. Intanto il richiamo dell'arbitro alla panchina del Montesilvano. Gonzalo guarda, fa spallucce, non capisce il motivo del richiamo. 0-0 qui, 0-0 al Palabadiali. Vi ricordo che ci saranno aggiornamenti costanti senza bisogno di uscire da questa diretta. Ancora il Pidio con il numero 22, pronta a rimettere in gioco all'indietro per Irene Franco. Esce Ortega su di lei, il passaggio a Vanin, c'è spazio ora a sinistra, il dribbling, il doppio dribbling, poi però arriva Ortega, ha saltato molto bene Coppari, Deborah Vanin, ma è arrivata in scivolata come una furia Ortega. Vanin pronta alla rimessa, 7 minuti 02, ancora da giocare. Bertè tocca il pallone Coppari, poi arriva Vanin che spunta non so neanche da dove, fucilata con la punta che finisce però fuori. Sestari adesso, Manieri che alza il pallone, Vanin controlla con la testa, il retropassaggio perfetto tra le mani di Irene Franco. Adesso Pomposelli, Bertè, sale il Montesilvano con tre giocatrici, adesso sbilanciato però, 2 contro 1, il passaggio per il Pino sulla destra, va a calciare, la mette all'angolino, il vantaggio della kickoff sul contropiede concesso alle All Blacks al 13:30, è proprio il gol dell'ex a punire in questo momento il Montesilvano. È lì nel video che ha regalato tante gioie al Montesilvano, in questo momento dà un dolore ma c'è tutto il tempo per recuperare da parte del Montesilvano. Imprendibile il diagonale raso terra, Coppari prova a prolungare, c'è Vanin, Manieri per Sestari, lancia lungo dalle parti di Borges, tocca con la testa a Pomposelli, calcio d'angolo. Va Borges, posiziona il pallone, si muove al centro Ortega, il passaggio per Manieri che spara però altissimo, addirittura sulle vetrate del Palarigopiano. Chiama intanto il time out Mister Russo, 1 minuto di pausa anche per noi. Rientriamo in campo con la rete di Guti, quindi vantaggio del Falconara sullo Statte. Salutiamo Tampa che è in diretta con noi, giocatrice ex Ternana ed ex Pescara. Si riparte con Irene Franco che può rimettere in gioco, corto per Vanin, controllo del capitano, la pressione di Coppari, ne esce bene però il capitano. Adesso è Giana, scorre il pallone in orizzontale per Pomposelli che taglia dalla parte opposta, c'è Borges che ne fa fuori due con una piroetta elegantissima, ancora Borges a destra per Coppari, poi Pomposelli che butta via il pallone. Manieri, Borges attende l'arrivo di Manieri che calcia di prima intenzione, Pomposelli portiere aggiunto, Borges, Manieri all'indietro per Ortega,
Vai Giana in pressione, prova il corridoio centrale Ortega. Non c'è nessuno però che può ricevere il pallone. Pomposelli va verso il centro, poi scarica per Vanin, torna Coppari che chiede la rimessa e la ottiene. Diceva di no Russo, ha detto di sì l'arbitro, quindi rimessa per il Montesilvano. Borges, ancora Manieri, prova a metterla per Ortega, interviene però Bertè di testa, va verso la porta difesa da Sestari, si allunga però troppo il pallone. Difesa senza problemi per le biancazzurre. Manieri, D'Incecco, Ortega che tocca il pallone, poi l'aggancio con il tacco di Pomposelli, di nuovo Ortega in avanti, Borges che deve difendere la sfera dell'attacco di Ejana. D'Incecco, poi Vanin in pressione, di nuovo D'Incecco, si muove dalla parte opposta, sbuca a destra Manieri che taglia il campo proprio per D'Incecco, cerca di far passare, adesso un 3 contro 2, kick-off in avanti con Vanin che carica al destro, Sestari, poi Manieri molto bene, anticipo su Pomposelli, ma rimane in attacco alla kick-off, ancora Pomposelli, prova a calciare, chiusa da 3, può ripartire il Montesilvano, ma Ortega compie un errore insolito, soprattutto per lei, si perde praticamente il pallone, rimessa laterale per la kick-off, mentre rientra Amparo al posto di Bruna Borges. Bettioli all'indietro per Irene Franco, Elpidio, trasmissione a destra, c'è però l'anticipo di Ortega che fa filtrare benissimo il pallone per Amparo che calcia forse con un po' di fretta, stavamo tornando in due su di lei, anche un contatto con Ejana che chiede scusa, sconto assolutamente fortuito. 4:28 ancora da giocare, la kick-off è passata in vantaggio 2 minuti fa con la rete dell'ex Elpidio. Ejana simbola, rimedia anche un calcione da Ortega, ma l'arbitro era molto vicino a far proseguire il 5 tra le due. Ortega, D'Incecco prolunga molto bene sulla corsia di destra, Amparo fucilata al volo, Irene Franco è rimasta immobile ma il pallone è finito sulla traversa. Ancora Irene Franco, Ejana pressata molto bene da Amparo che si arrabbia con se stessa per non aver tenuto il pallone in campo, ma era difficilissimo. Indicazioni di Pomposelli ad Ejana mentre raccoglie il pallone, adesso Bettioli ancora indietro per Irene Franco, è caduta a terra lì nel Pidio, si continua a giocare però con Bertè, brivido, stava per toccare il pallone Ortega in zona d'attacco, ecco che lo recupera, prova ad andarsene ancora su Bertè e di nuovo un duello che però dà ragione ad Evo Ortega che guadagna la rimessa. Schierata la difesa della kick-off, Montesilvano che prova a scardinarla appoggiandosi a D'Incecco. D'Incecco che lotta contro Bertè, prolungato il pallone all'indietro per Manieri. Si muove sulla destra Amparo che riceve in questo momento. Ancora Manieri con il mancino angolato ma forse un po' debole. Irene Franco, corto ancora per Bettioli. Bertè pressata, pallone subito recuperato dal Montesilvano, lascia scorrere D'Incecco, recupera il pallone Sestari, Bertè in anticipo con il petto su Lusileia e torna però benissimo Manieri, forse toccata del Pidio, cade a terra, non c'è fallo dice l'arbitro, si lamenta la panchina del Montesilvano. Bettioli e il Pidio anche con le mani, D'Incecco in due su di lei, cade a terra, c'è fallo. 3:19 ancora da giocare, quarto fallo commesso dal Montesilvano, 4 falli anche per la kick-off. C'è il 2-0, ma c'è confusione su chi ha segnato, Marta o Tati? Ditemi un po', tanto vado a vedere anch'io. Marta, dicono, al 18esimo, quindi allo scadere del primo tempo, il raddoppio del Falconara con Marta. Mentre qui la kick-off ha già battuto il quarto fallo. Bettioli, Vanin stanno giocando a ritmi altissimi, è una partita spettacolare e soprattutto combattutissima come vedete in questa fase. Lusilea che recupera il pallone con un attimo di ritardo, sicuramente si fa sentire il direttore di gara per il quinto fallo, avete sentito forse anche la sirena.
Un altro fallo guadagnato da Aline Elpidio, giocatrice che fa del dribbling la sua miglior caratteristica. Sempre 0-1 quindi, quando mancano 3 minuti esatti in questo momento. Ejana, triangolo perfetto con Bettioli, ancora Ejana che prova ad andarsene, Lucy, lei è perfetta però nell'intervento difensivo, poi va verso il centro, va a calciare almeno la finta, prima scivolata la quale a bocca Vanini, indietro il pallone per Belli con il mancino, alto! Ma c'è un tocco, quindi si va con il calcio d'angolo per il Montesilvano, che verrà battuto da Dincecco, che sta andando lentamente sul punto di battuta. Dincecco, movimento di Lucy Lei, al pallone all'indietro per Belli che controlla e calcia, c'è però Gelpide su di lei, ancora Belli sulla destra, si lamenta per un tocco di mano la panchina di Russo. 2:40 al termine, fallo non ravvisato dal direttore di gara, quindi si continua tranquillamente verso la fine di questo primo tempo. Vanin sfugge via Elpidio, c'è Amparo però, Lucy Lei a destra per Belli che non riesce ad agganciare sulla corsia di destra. 2-1 intanto accorcia Matilde Russo, la baby del gruppo rosso-blu che sta crescendo tantissimo. E Jana per Vanin, ancora per Jana che prova ad andare via a Belli, fermata molto bene dalla numero 27. Jana che si rialza e va a prendere il pallone ma non la rimessa. Adesso Dincecco per Amparo contro Bettioli, prova a velocizzare la numero 7, prova anche il tiro, c'è un tocco, un altro calcio d'angolo, chiede scusa a Lucy Lea che non si era tolta immediatamente dalla traiettoria di tiro. Quindi riaggiorniamoci, 2-1 al Palabadiali, 0-1 qui al Palarigo Piano con la rete di Aline Elpidio. Mentre Dincecco può battere il calcio d'angolo, chiama il pallone indietro Amparo, tocca Aline Elpidio con le mani, secondo Dincecco, non secondo direttore di gara, 3 contro 2, Vanin ancora in percussione, sbaglia però l'appoggio facile sulla destra dopo una corsa di 20 metri, 1:55, Dincecco, Belli, centralmente interviene però Vanin che va anche a calciare, c'è la copertura con il corpo da parte di Dincecco. Bettioli recupera il pallone, si prepara già al calcio Vanin, invece il tocco è indietro per Bettioli che allarga il gioco a destra da Aline Elpidio. Irene Franco di nuovo per il capitano, scambio corto tra le due giocatrici brasiliane, poi interviene Jana ancora per Aline Elpidio, muove benissimo il pallone adesso la kickoff, no Vanin, Ejana impressata ma ne esce bene con lo scarico su Vanin, triangolo perfetto, Bettioli prova a mettere in mezzo, lo fa ma c'è il tocco di Lucy Lea e c'è il calcio d'angolo dopo una bella azione manovrata da parte del kickoff, che in questo momento nella classifica virtuale ha 28 punti come il Montesilvano, ma c'è ancora un tempo, più un minuto e 15 del primo tempo da giocare. Bettioli si muove in mezzo all'Aline Elpidio, il tocco è proprio per lei, Dincecco però ruba il tempo a tutti, al cambio Belli entra al suo posto Ortega, Vanin in avanti è scoperta adesso la kickoff, è rientrata Elia Montesilvano, è rientrata subito Dincecco, cade a terra Bettioli senza fallo, si continua con Ortega che allarga per Lucy Lea, cerca di mettere in mezzo, c'è però Ejana, si lamenta per l'azione di prima, Bettioli dice al direttore di gara che è stata trattenuta al limite dell'area da Ortega, da Dincecco, erano due impressioni su di lei, ha lasciato correre il direttore di gara, Ortega cerca di mettere in mezzo, di nuovo Ejana che si frappone, cambio di posizione, Dincecco adesso entra in area, dietro c'è Lucy Lea che da lì può tranquillamente calciare, Ortega tocca proprio per Lucy Lea che calcia sì ma alto, 55 secondi
Altro cambio, entra Bertè al posto di Ejana. Pallone che verrà rimesso in gioco dalla kick-off. Ultimo minuto di questo primo tempo che è stato accesissimo ed è volato via. Bettioli in avanti e lì nel pidio, a destra per Vanin. Lusileia bene tra le linee, Bertè che perde però il duello con Amparo, cade a terra Amparo, non fischia il direttore di gara, rimessa, stanno lasciando parecchio correre in questa fase. Adesso Vanin, ultimi 35 secondi, ancora per Bettioli, a destra da Bertè che non riesce però a tenere in gioco il pallone. 30 secondi, possesso palla del Montesilvano con Ortega, lungo per Amparo che pensa alla conclusione al volo, lo fa, non prende però la porta, prende soltanto i cartelloni pubblicitari. Bertè prende posizione sul lato sinistro, parte sempre a 4 la kick-off. Bettioli, Vanin e adesso Lusileia che recupera un ottimo pallone. Lusileia calcia, traversa piena, sfortunato qui il Montesilvano, poteva impattare a 10 secondi dalla fine del primo tempo. Soltanto la traversa è riuscita a dire di no a Lusileia che scuote la testa. 3 secondi al termine. Ortega lascia ad Amparo, in avanti Amparo, calcio lunghissimo, 2 secondi. Quindi ripetiamo, 2-1 a Falconara e 0-1 qui al Paricopiano con il gol di Aline Elpidio. A tra poco per gli ultimi 20 minuti effettivi. Torniamo in diretta dal Paricopiano dove le squadre stanno entrando nuovamente in campo. Aggiornamenti intanto dall'altro match di cartello, quello tra Falconara e Statte, dove c'è stato il pareggio di Sara Butima al secondo minuto della ripresa, quindi 2-2. Qui invece c'è il vantaggio della kick-off per 1-0 con Aline Elpidio al 13° minuto. Non abbiamo fatto in tempo a raccontarlo, c'è invece il vantaggio del Falconara, il nuovo vantaggio, questa volta con Pato al 5° minuto. Gli arbitri stanno richiamando le giocatrici che mancano, che sono Bertè e Irene Franco. Pausa lunghissima ci è sembrata, o lo è, non lo so, ma visto che si è già al 5° minuto nelle Marche, probabilmente è stata davvero lunga. Rientrato il quintetto del Montesilvano, saranno Sestari, Amparo, Manieri, Borges e Lusileia a ricominciare. Dall'altra parte saranno Irene Franco, Bettioli, Bertè, Vanin e Dejana. Tutto pronto, Amparo si sta scaldando. Vi ricordo che questa partita si sta giocando in anticipo perché domani ci sarebbe dovuta essere, ma non ci sarà, la doppia amichevole internazionale tra Spagna e Brasile, era l'evento attesissimo. Intanto Borges che prova subito a sorprendere Irene Franco, non ci sarà invece perché per le nuove normative Covid lo staff proveniente dal Brasile non potrà entrare in Spagna. Ci sarebbe stato problema per le giocatrici tutte provenienti da club italiani e spagnoli, il problema si pone invece per lo staff del Brasile, quindi la partita è stata rimandata di comune accordo tra le due federazioni quando si potrà giocare in assoluta sicurezza. Manieri, Amparo all'indietro per Sestari che guarda in avanti, va a calciare lunghissimo, esce bene con i pugni Castiglio, poi Manieri di controbalzo, di nuovo Manieri con il destro e poi Castiglio che interviene bene sul primo palo. Montesimano che dalle prime battute fa capire che vuole assolutamente agguantare il pareggio. Borges contrastata da Bertè e lei a rimettere in gioco la rimessa laterale per il Montesilvano dopo 24 secondi, già due conclusioni bianca-azzurre. Borges per Lusileia che deve agganciare un pallone non facile, all'indietro per Amparo che ha spazio per calciare, lo fa con la punta, adesso Vanin che può ripartire, torna velocissima su lei Borges, pallone prolungato per Ejana con la punta in due tempi senza grandi problemi Sestari. Adesso ancora Amparo che gira per Borges,
Amparo, sterzata, e poi il servizio centrale per Lusileia che tiene lì il pallone. Amparo, altro scambio provato, poi perde il pallone e torna in scivolata come un treno su Ejana che cade a terra. Il pallone del Montesilvano è nostra, chiede, dice Vanin, si lamenta anche la panchina con mister Russo in piedi, ma la rimessa viene data comunque al Montesilvano. Borges ancora per Lusileia, all'indietro Manieri, tocco per Borges, il pallone di ritorno e anticipa Bettioli, era pronta a caricare una fucilata Manieri con il suo piede preferito, il mancino. È stato provvidenziale l'intervento difensivo della giocatrice di maglia All Black. Borges che prolunga in avanti per Borges, chiede scusa a Lusilea che non era in posizione. E Giana, pressata da Amparo, lascia passare alle sue spalle E Giana. Amparo rimane in marcatura su Vanin, forza il passaggio Bettioli, palla riconquistata dal Montesilvano. 2 minuti trascorsi. Intanto Vanessa Pereira, sarebbero state 2 gare bellissime, è vero, Spagna-Brasile sarebbe stata una gara pazzesca, anzi una doppia gara. Fallo intanto di Vanin su Amparo. Facciamo anche complimenti a Vanessa per la doppietta di ieri. Dobbiamo segnare subito il 2-0, dice il tifoso Finotto. Qui, mentre l'arbitro redarguisce il capitano, dice basta usare le mani, adesso c'è Amparo che può battere il fallo. Manieri si muove sulla sinistra, la numero 7, Lusileia cerca di prolungare all'indietro, c'è di nuovo Vanin in mezzo, Lusileia, retropassaggio per Bruna Borges, ancora Borges, Amparo in anticipo su Ejana, Manieri che può smistare il pallone, va di nuovo da Amparo sulla corsia di destra dove si è mossa anche Borges che prova a mettere in mezzo, c'è Lusileia che arriva, la spinta di Bertè, cade a terra Lusileia, non c'è nulla, dice il direttore di gara, copertura corretta secondo gli arbitri, mentre ha qualcosa da dire Russo a Gonzalo che risponde a sua volta, continua a beccarsi i due in panchina, Russo che è andato a dire non sappiamo cosa, siamo coperti, non possiamo leggere il labiale. E Giana, Vanin, torniamo al futsal giocato che è meglio, ma c'è un fallo commesso su Vanin che si tiene il ginocchio e rimane a terra. Ok, si sta muovendo tranquillamente Vanin, eravamo preoccupati ma sembra potersi rialzare senza problemi, sono trascorsi intanto soltanto 2 minuti, sempre 3-2 tra Falconara e Italcavere Alstatte, qui sempre 0-1 con il fallo commesso ai danni di Vanin che per fortuna si è rialzata senza problemi. Bettioli, Bertè, ancora per Bettioli che ringrazia per il passaggio di ritorno ma non riesce a chiudere il triangolo, Lusilei aggancia bene, poi smista indietro per Manieri, Amparo velocizza per Borges che si gira bene su Ejana, il pallone rimane lì, 3 addosso, adesso Manieri dalla distanza prova a ricominciare l'azione del Montesilvano, interviene però Vanin molto bene anche con l'esterno, l'appoggio per Bettioli, esce così dalla morsa alla kickoff con Ejana che va a servire in mezzo per Bertè che calcia praticamente a porta quasi aperta ma non riesce a rinquadrare nello specchio anche per l'intervento in uscita di Sestari che è stato provvidenziale. Inciampa adesso Vanin sul pallone, rimessa che verrà battuta dal Montesilvano, Lusileia all'indietro per Amparo, pericolo corso quindi dopo 3 minuti questo rigore in movimento da parte di Bertè, Manieri con il mancino tocca quel tanto che basta Irene Franco, bella azione in contropiede condotta da Ejana in velocità, poi la conclusione di Bertè con il piattone. C'è anche Pepe Franco che ha qualcosa da dire agli arbitri, mentre c'è il calcio d'angolo che verrà battuto dalla destra con Bruna Borges, pallone posizionato, si muove Manieri, si muove anche Lusileia, il servizio è lì indietro proprio per Manieri che va col destro, appoggia
Facile poi Amparo e con il manone Irene Franco, altro calcio d'angolo concesso dalla parte opposta. Match che sta andando lentissimo a differenza della prima parte che è volata via, almeno per noi che la stiamo raccontando. Diteci voi come la state vivendo. Borges pronto al cambio, Pomposelli anche il Pidio. Borges in mezzo, interviene Vanin che con calma prova a far ripartire, ne ha due addosso, non perde il contatto con la sfera Vanin che serve poi per Bertè che non riesce però a controllare sulla corsia di destra. Eccolo il cambio che viene effettuato, esce Bettioli ed entra lì nel Pidio. Manieri a destra per Borges che cerca e trova Lusileia, spinta, cade a terra, si rialza Lusileia, Manieri all'indietro, molto elegante per Amparo che prova il dribbling, che riesce su Ejana, poi rimette ancora per Manieri con il tacco e con una mezza rovesciata. Vanin, spettacolare anche in fase di copertura. Manieri, Lusileia e c'è il tocco con la schiena, anzi con l'orecchio da parte di Elpidio che si tocca il viso. Pronta al cambio Pomposelli, uscirà al suo posto Ejana. Anche Gonzalo è pronto al cambio con Ortega. Amparo strozza il tiro, nulla di fatto per il Montesilvano. Si è alzata anche Di Incecco. Ecco Pomposelli sulla destra, appena entrata. Vanin, Bertè, ancora Vanin per Pomposelli che tocca con il mancino. Alina il Pidio, chiusa bene da Borges, pallone però che torna direttamente a Irene Franco. Ancora Bertè per Pomposelli che va a sfidare Amparo. Con calma all'indietro da Vanin. Movimento di Bertè a sinistra, Pomposelli libera Alina il Pidio, ha spazio davanti a sé, poi scarica a destra con l'esterno per Bertè. Torna Amparo, altro con possesso palla prolungato della kickoff che sta giocando molto bene. Chiude il Montesilvano sulla corsia di sinistra con Manieri che fa rimbalzare addosso alla linea del Pidio e interrompe la lunga azione della kickoff. Sto leggendo i vostri commenti. Leonardo Gallo che dice secondo gol da standing ovation, ci sentiamo di condividere il suo commento. Di Incecco, Manieri per Ortega, lungo a cercare Amparo, non trova però nessuno. Irene Franco, quasi 5 minuti trascorsi, sempre 0-1. Sestari che fa buona guardia, si sta toccando la gamba, il flessore. Ortega va a lanciare Amparo, velocissima col mancino, ha provato una traiettoria incredibile. Buona l'idea anche da parte di Ortega. Vanin, Bertè, Manieri che sale su Vanin, Pomposelli che prova ad alzare il pallone su Di Incecco, incespica però sulla sfera e viene recuperata da Di Incecco. Ortega, Amparo che va a lanciare Di Incecco, copertura da parte di Pomposelli. Sempre 3-2 al Palabaglieli, sempre 0-1 qui. L'altro match in programma è quello del Pelletterie che giocherà contro il Capena, annullata invece Cagliari Granzette. E il Pidio che sfila via la prima difesa, non alla seconda, architettata da Ortega e Di Incecco che recuperano anche la rimessa. Amparo spinta da Bertè, cade a terra, non c'è fallo, dice l'arbitro, questa spinta però era evidente. Irene Franco a destra per Aline il Pidio che se ne va sul primo controllo, il secondo dribbla Ortega che viene ammonita. Mentre andava centralmente lì nel Pidio e l'ha fermata Ortega. Ammonizione per la biancazzurra, che è anche la prima cattiva, tra virgolette, del match. Tanto l'analisi di Leonardo Gallo. Montesilvano, tanto possesso e poca finalizzazione. E mi trovo d'accordo, cioè fa una mole di gioco impressionante. Anche se i numeri ci dicono il contrario, ci dicono che il Montesilvano ha la differenza reti più alta di tutta la Serie A. Se non sbaglio sono 56 reti realizzate e 14 subite, qualcosa del genere. Quindi sì, Leonardo, non me lo spiego neanche io. Intanto c'è Pomposelli ancora con la suola, danza sul pallone, c'è però Di Incecco che non la molla, il pallone finisce fuori. È
Adesso c'è rimessa laterale, chiama la pressione mister Russo, arriva però preciso il pallone a Belli che controlla con la spalla, non riesce poi a servire Manieri, un lancio calibratissimo da parte di Ortega, Manieri in pressione ancora su Vanin che arriva prima con la punta e la butta sulle tribune vuote del Palarigopiano. Ortega chiede la posizione all'arbitro, 5 minuti e 30 trascorsi, pallone dato a Manieri sulla corsia di sinistra, ancora Ortega che prova a servire centralmente e sfugge via lì nel Pidio che poi prova a calciare, diventa quasi un tiro cross per Bertè che è leggermente arretrata. Salutiamo anche Valesca e Emanuela Guaime, sono in ascolto in questo match valido per la 13ª giornata di campionato. Montesivano che sta inseguendo dal 13° minuto del primo tempo la rete dell'ex Elpidio. Belli, Manieri che gira a memoria dalla parte opposta, D'Incecco andava però verso il centro, pallone quindi recuperato dalla kickoff con la numero 13 Brenda Bettioli. Pomposelli, altro scambio corto con Bettioli che chiama in causa Irene Franco, a sinistra c'è spazio per Aline Elpidio che prolunga poi per Bertè con l'esterno, arriva il raddoppio di Belli che la terra Bertè, non c'è fallo, Manieri che imbecca subito per Belli che calcia dopo un controllo bellissimo, la Zlatan Ibrahimovic si è lanciata con il tacco, conclusione forte ma poco precisa. Mancano 14 minuti, Montesilvano che deve recuperare, ma kickoff che sta facendo un grande possesso palla con un 4-0 da far girare la testa. Allo stesso modo Montesilvano sta facendo vedere un ottimo futsal e ha cercato di impattare la rete con Lusileia che però è stata sfortunata, traversa colta a 10 secondi dalla fine del primo tempo. Montesilvano che soprattutto nel primo tempo ha costruito di più, finalizzando però nulla, rimane ferma a zero la casella dei gol del Montesilvano. Ortega, D'Incecco in mezzo per Belli che prova a chiudere il triangolo con D'Incecco ma è tornata Pomposelli, adesso lì nel Pidio che ha spazio per calciare, c'è però Sestari sicura, la numero 1 biancazzurra che poi non se le manda a dire con Bettioli. Partita sempre molto fisica quella con la kickoff, duello mentale e di fisico sicuramente. D'Incecco tiene vivo questo pallone recuperato molto bene da Belli, Lusileia deve controllare il suo attacco di Bertè, cade a terra, qui sì che c'è fallo, viene fischiato, due falli commessi per parte. Belli, Lusileia, dribbling secco su Bertè, si ferma Lusileia, la sterzata, poi si va da Ortega, pressata da Ejana, Ortega contro Ejana, cerca di andarsene in velocità, numero 14, tenuta però bene da Ejana. Rimessa laterale, 12:40 da giocare, Ortega, tocco corto per D'Incecco che non riesce a sfuggire alla pressione di Ejana che recupera la rimessa, chiama uno schema intanto mister Gonzalo e D'Incecco piazza le sue in campo, 2-2, Irene Franco ancora per Ejana, taglio centrale, scambio con Bettioli, anticipo da parte di Coppari che lotta tra due, pallone toccato da Bertè, recuperato definitivamente dalla kickoff che adesso se ne va con la numero 8, doppia chiusura con Coppari che si lamenta per questa rimessa assegnata alla kickoff. L'arbitro a colloquio con D'Incecco che cerca di spiegare che la rimessa era del Montesilvano, da qui sinceramente non abbiamo ben capito, l'arbitro comunque ha deciso. Rimessa della kickoff, si va con Bertè, tocco per Elpidio,
ancora il Pilo prova a sgusciare tra due. Bettioli, sale Lusilea su Bertè e poi Ortega che recupera la sfera, ma c'è la pressione di Bettioli, sfila via il pallone. Palla per Sestari, scusate ogni tanto mi allontano dal microfono, malanno di stagione, un po' di tosse. Intanto Sestari per Lusilea che aggancia il pallone ma non riesce a tenerlo vicino al piede, mentre rientra Vanin ed esce Bertè. Altre indicazioni da parte di mister Russo ad Aline Elpidio. Coppari che arriva benissimo sul pallone, va a calciare, la tornata anche Giana è scivolata, si arrabbia con se stessa Coppari dopo aver recuperato il pallone, è riuscita però a calciare. 11:49 qui da giocare, sempre 0-1, sempre 3-2 al Palabadiali e adesso quasi l'autorete di Ejana, riflesso di Irene Franco. Bettioli, Coppari su di lei, non la molla, tocca il pallone, rimessa della kickoff. Partita sempre accesissima, stanno spendendo tantissimo le formazioni in campo. Lì del Pidio, tocca il pallone Ortega, di nuovo Vanin, adesso Coppari che recupera, ne ha subito una addosso che è il Pidio, la evita bene con un dribbling. Adesso Lusilea, ti distende davanti il Montesilvano, ancora Lusilea, c'è spazio a sinistra per Dincecco, vista e servita, ancora Dincecco che adesso deve ragionare con Coppari, sale però la kickoff cercando di togliere i punti d'appoggio, il pallone che arriva dalle parti di Coppari, sulla destra tutto chiuso, si parte allora da Lusilea. Di nuovo Lu che si gira benissimo, poi lo scarico per Coppari. Di nuovo lungo giro palla del Montesilvano, arriva però Bettioli che calcia e si salva benissimo in due tempi Sestari. Coppari, ancora per Ortega, un altro errore al quale rimedia servendo per Dincecco. Si deve dire che la pressione della kickoff è davvero efficace in questo frangente. 10:48, Gonzalo chiama Amparo e Borges sull'area tecnica, pronte al cambio. Bettioli, rimessa laterale affidata a lei, è indietro per Vanin, di nuovo Bettioli, Irene Franco chiama il pallone, poi Ortega che la va a pressare per un soff e lo ruba. Rimessa comunque in zona d'attacco per il Montesilvano, ottima intuizione da parte di Eva Ortega, entra Amparo al suo posto, alza la mano per chiamare lo schema Bruna Borges, si avvicina Amparo, ha spazio Amparo con il mancino, grande risposta da parte di Irene Franco sul proprio palo. Borges può battere il calcio d'angolo per il Montesilvano, si piazza arretrata Amparo, si abbassa a chiamare il pallone che arriva e poi non riesce però a calciare perché c'è Bettioli che ci mette il corpo, si lamenta il Montesilvano, parte in contropiede a Di Nelpidio, il recupero da parte di Lusilea poi di Amparo e il pallone toccato proprio da quest'ultima, rimessa per la kickoff. Si era trovata benissimo lo spazio Amparo, poi con tanta esperienza Bettioli si è opposta con il corpo. Intanto siparietto in panchina tra Russo e Bertè che chiedeva di entrare proprio in quel momento, Russo non era dello stesso avviso e Giana si gira bene con il destro, c'è però Sestari che impedisce anche che esca il pallone, adesso rilancio lungo per Lusilea, poi Bertè che svetta di testa. 10:11 da giocare, secondo tempo molto più frammentato del primo. Occhio a cuoricino per Vittoria Dragan rivolti a Sestari, mancano 10 minuti e 11 secondi. Adesso Borges in mezzo con la punta, il pallone non arriva per intervento di Ejana. Sestari lungo a cercare Borges, il controllo perfetto con il petto, poi Coppari al volo ha toccato Bertè, dice Bertè dice di no, ampi gesti con la mano e si riparte dalla rimessa in gioco di Irene Franco. Grande Fuzza al pari piano davvero. Privitera con l'esterno per la linea del Pidio, rincorsa da Coppari che ci mette il fisico e ci mette l'esperienza benché sia giovanissima. Giocatrice che ha vinto sia con la maglia della Ternana che con la maglia della Salinis. Lusilea
Borges di prima a cercare Coppari, da quelle parti c'è soltanto Vanin, poi Privitera con il mancino, tocco corto per il capitano, si chiude, non si chiude il triangolo, riparte il Montesilvano, Coppari ancora per Amparo che va verso il centro, doppia finta, va a calciare in caduta, poi Coppari contro Bertè, il muro di Bertè vince, va la numero 8 in percussione a sinistra per Vanin che era però in posizione avanzata rispetto al pallone, si perde il contropiede della kickoff. Incoraggiamenti da parte di Alessandra Di Gennaro a Veronica Privitera. Borges, Sestari con i piedi a cercare Lusileia, cercava però l'appoggio laterale Lusileia, Sestari ha fatto capire che era tutto chiuso sulle fasce. Bertè, Vanin, pressata da Coppari, pallone riconquistato subito da Montesilvano, adesso Borges, Lusileia aggancia la sfera, ne ha due addosso, riconquista il pallone nel pido, non la molla però Lusileia e arriva poi il suo tocco che favorisce l'intervento di Amparo, rimpallo poi Coppari, si avvicina a Lusileia che chiede il triangolo, si gira bene sul cerchio di centrocampo, smissa a sinistra per Borges ma è già tornata su di lei Vanin che sta giocando un'altra partita monumentale. Amparo, tocco per Coppari che lascia sfilare poi Borges che arriva sull'altro tocco di Coppari, ancora Borges con la punta, si arrabbia con se stessa per questa occasione sprecata ma Montesilvano che ce la sta mettendo tutta con grande personalità. Borges è andata a contrastare Vanin, ha calciato di poco al lato Bertè, il Pido riconquista il pallone, Amparo 2 contro 1 per Lusileia, il pallone che non riesce però a colpire la bola ad agganciare, pallone che si è alzato, l'assist di Amparo se fosse stata bassa sarebbe stata perfetta ma Montesilvano che ci prova ancora lì nel Pido, un diagonale sul rovesciamento di fronte che fa davvero la barba al palo, quindi altro dopo il pericolo corso dalla kickoff, la risposta bianconera con lì nel Pido di nuovo, adesso Vanin, Borges praticamente la spinge e butta a terra, c'è il fallo ravvisato, si arrabbia Bruna Borges, viene anche ammonita e c'è anche il time out chiamato da Mister Russo, un minuto di pausa. La sirena ci avvisa che si può tornare in campo, ammonita Mansueto, 3-2 del Falconara, ripetiamo con Guti, Marta e Pato, dall'altra parte risposta di Russo e Butima, Falconara che è già al comando della classifica, sta provando ad allungare, state che vende cara la pelle, qui continui ribaltamenti di fronte tra kickoff e Montesilvano. Dal tredicesimo al primo minuto è la formazione ospite ad aver messo la freccia con Alina Elpidio, ex del match. 4-2 ci dice Leonardo Gallo, quindi doppia lo statte, la formazione della città di Falconara di cui Luciani è appunto capitano. Bertè lascia lì il pallone, parte invece Vanin, poi Pomposelli, adesso arriva Amparo che ha provato ad andarsene con il tacco, c'è un fallo ravvisato dal direttore di gara più lontano, quello dalla parte destra, intanto ci dice Leonardo Gallo che Vittoria Dragan
crescerà tantissimo, portiere di A2, la seguiremo con attenzione. Amparo che prova a girarsi su Aline Elpidio, cade a terra, questa volta non c'è fallo, sempre 3-3 il conto delle irregolarità commesse al Palarigopiano, 0-1 quello dei falli, e mancano 8 minuti esatti in questo momento. Vi ripeto spesso il tempo, che è l'unico dato che manca ai dati in sovraimpressione. Manieri per Ortega, che alza il pallone per Amparo, controllo perfetto, lo scarico Borges, il rimpallo che favorisce Ortega, si muove sulla destra Manieri, se ne va con il dribbling, poi il mancino, un'azione bellissima con una solata lasciato sul posto Bertè, poi il mancino velenoso e la risposta di René Franco, impeccabile fino a questo momento. Borges dalla distanza tiene basso il tiro e c'è di nuovo René Franco che abbassa la saracinesca con una spaccata, ottima la conclusione di Bruna Borges che è riuscita a tenere il pallone basso e da lì era difficilissimo, si è coordinata perfettamente per il tiro. Ortega ancora per Borges che si coordina di nuovo, fucilata che va a toccare la spalla di Vanin che era andata a marcare a francobollare Manieri, il pallone che va a finire in calcio d'angolo. Ammonita Pato dopo il 4-2 e adesso un pallone buttato via dal Montesilvano. 7:36, applausi della panchina della kickoff per la propria squadra, continua a crederci ovviamente il Montesilvano, c'è tantissimo tempo. Pressione di Manieri su Bertè, Bertè indietro per Irene Franco che la butta via senza fronzoli, c'era da quelle parti l'altra spagnola, Eva Ortega. Adesso Borges che recupera il pallone dietro i cartelloni pubblicitari, posiziona la sfera sulla linea, si avvicina a lei Ortega, lo scambio, anzi il velo, adesso Manieri che prova a cercare spazio sulla sinistra, se ne va in velocità, non trova poi però il pallone al momento del tiro. Rimessa del Montesilvano, secondo il direttore di gara, si riparte però già con Vanin, kickoff che ha riconquistato la sfera, va in avanti ancora con il capitano, sterzata, allarga a destra poi per Bertè, sbaglia però la misura del passaggio, qui ottima azione del kickoff, mani sul volto, segno della disperazione per Russo per questa azione sprecata, ma ricordiamo che è in vantaggio proprio la kickoff. Adesso Amparo contro Irene Franco che esce con la gamba alta e c'è fallo dato contro. Questa sinceramente non l'ho capita, questa la dovete rispiegare voi. È uscita Irene Franco con, senza cattiveria, ma con la gamba alta, è andata Amparo con il petto. Chiede il VAR addirittura Amparo, a noi è sembrato solare il fallo commesso, ripetiamo, senza cattiveria di Irene Franco, ma è uscita con la gamba alta sul petto di Amparo. Era il quarto fallo quindi commesso al Montesilvano, anche un fallo insomma abbastanza delicato in un match che vale il secondo posto. Intanto Amparo che si gira su se stessa, poi Ortega che arriva con un tiro a giro che finisce però sulla traversa, oltre la traversa. 6:51 da giocare, sto ancora ripensando alla precedente azione, non trovo una spiegazione sinceramente al fallo assegnato, comunque l'arbitro dice così e si è già andati molto avanti prima con il tiro di Ortega. Adesso Sestari per Amparo che va in velocità, c'è però di fronte a lei Aline Elpidio, mentre Vittoria Dragan si augura di essere un giorno accanto a Sestari e Franco. Adesso Bertè che non riesce ad agganciare D'Incecco, arriva, strappa via il pallone, batte per Manieri, ancora per Amparo contro D'Incecco, Manieri di nuovo tutto chiuso da quelle parti, si va allora da D'Incecco che cerca il varco per Ortega,
Rimane altissimo il Montesilvano, lì nel Pidio contro Amparo, tocca il pallone, arriva però prima Pomposelli, prima di tutti, poi il dribbling tentato da lì nel Pidio è fermata però molto bene da Ortega. Subito Bertè su Manieri, c'è questa volta il fallo fischiato e c'è anche il time out chiamato da mister Gonzalo. Un minuto di pausa. Cinque a due intanto allungato il Falconara con Marta e Gonzalo ha deciso a 6-12 dal termine di inserire Borges come portiere di movimento. E Corrado Cesaroni la pensa come me, cioè che era da morire il portiere, fallo contro Montesilvano, e mentre della Spagna Pepe Franco dice che fischiano sempre a fuori del Montesilvano. Va bene, ho rivisto l'azione, fallo di Franco, gamba tesa, dice Leonardo Gallo, a voi, anzi agli arbitri la scelta, non hanno fischiato, si continua a 6-12 alla fine del match della 13ª giornata e c'è Bruna Borges con il portiere di movimento. Montesilvano tutto in attacco allora per impattare, Manieri che con il tacco fa scorrere per Ortega, è diventata già se stare tra i pali. Intanto Ortega che va a impensierire Rene Franco, è un'ottima azione da parte di Ortega perché consente subito alle sue di tornare in attacco con il portiere di movimento che è Bruna Borges. Amparo è indietro per Jessica Manieri, di nuovo per Borges, Manieri con il mancino in mezzo, Amparo tocca Bettioli, esulta Ester Manucci per l'intervento difensivo della sua compagna in maglia bianconera. Ancora Ortega per Manieri, Ortega per Borges, Lusileia con calma da Borges, adesso in velocità il Montesilvano, poi Ejana che ha provato a sorprendere tutti ma c'era ben piazzata Ortega, è ancora lei a gestire il pallone per Amparo che esplode il destro, intervento di Rene Franco, tanti interventi per lei in questa partita, si sta comportando benissimo il portiere spagnolo. Ancora Borges, si muove in mezzo Manieri, Lusileia, Ortega di nuovo per Amparo, 5-0-2 al termine, Lusileia prolunga per Borges che calcia, c'è però la chiusura di Bertè, calcio d'angolo per un Montesilvano che continua ad attaccare. Lusileia ancora per Ortega, pallone che non arriva a Manieri per il tocco di Ejana, rimessa battuta proprio da Manieri, Ortega, Lusileia, assista libera Borges, si va a destra da Manieri, Amparo che cerca di uscire dalla morsa All Black, c'è l'ultimo tocco di Ejana, Manieri rimane fisso nella metà campo avversaria il Montesilvano, Ortega alza il pallone con il petto Ejana, già riconquistato però dal Montesilvano che va ad alimentare l'azione con Lusileia ed Ortega, Borges, Vanin subito in pressione, Ortega, Manieri, Amparo, il dribbling su Bertè, cerca di rimettere in mezzo Bertè che torna, poi Lusileia che tocca, rimessa della kickoff, 6-2, allunga ancora il Falconara che va via verso la vittoria, mancano 30 secondi scarsi al palo a Badiali, quindi confermatissimo, 12ª vittoria consecutiva per il Falconara nel big match con lo Statte, vinto in maniera netta 6-2. Qui 0-1 a 4-0-9 dal termine, decide fino a questo momento la rete di Alina Elpidio,
dal sesto minuto Gonzalo ha inserito il portiere di Mento Bruno Borges, ammonita Amparo per questo fallo, quinto fallo commesso al Montesilvano a 4-0-3 dal termine, con un cartellino giallo che è parso eccessivo, almeno a mio avviso. Ditemi come sempre la vostra. Mancano 4:03, rispondo alle standa di Gennaro, mentre è finita, mi dà conferma Leonardo Gallo, la gara del Falconara al Palabadiali. Devo fischiare, dice l'arbitro, deve ripetere quindi Bertè. All'indietro per Vanin e Jana, si chiude il triangolo ma arriva Lusileia, adesso Amparo che prova a rientrare sul destro, calcia anche due volte Irene Franco, poi il rimpallo di nuovo Irene Franco che toglie letteralmente il pallone dal piede di Eva Ortega. Vanin, partita veramente sontuosa da parte dell'estremo difensore spagnolo. Adesso Bertè per Ejana che si allarga, però c'è Sestari che strappa a sua volta il pallone nei piedi della giocatrice sarda. Amparo, Manieri per Lusileia che restituisce a Manieri, pronta a Borges a rientrare con la maglia del portiere di movimento, di nuovo Lusileia prestata però da Ejana. Amparo, Vincecco controlla sulla destra, c'è la pressione di Vanin, adesso Sestari con le mani, 3-0-9 al termine. Franco in giornata, sono d'accordo ancora una volta con Leonardo Gallo, arriva però Manieri con un tocco bellissimo, il servizio di Vincecco e la rete dell'1-1 da parte di Manieri, che solo con un capolavoro del genere poteva battere una Irene Franco assolutamente in giornata. 1-1 a 3 minuti esatti dalla fine, quindi 17° minuto della ripresa, il gol di Manieri che beffa Irene Franco e segna ancora lei, Jessica Manieri, con un cioccolatino. 1-1 al Palarigopiano. Andiamo a vedere per un secondo la classifica, quindi Falconara che sale a 35, e Montesilvano che in questo momento mantiene costante il gap dal kickoff. 2:43 però, ancora da giocare, Sestari per Lusileia che aggancia al volo, mantiene vivo il pallone, ne ha due addosso, scarica indietro per Dincecco, applausi per lei. Vanin però arriva in dribbling, poi Manieri strepitosa ad aver seguito l'azione. Cufata time, è assolutamente vero. Abbiamo fatto tanti di quei complimenti a Irene Franco che alla fine è capitolata sul tocco bellissimo di Manieri. Ancora Irene Franco, forte ma direttamente in fallo laterale, 2:24 al termine. Coppari, anticipo di Vanin ma ancora Coppari, poi Elpidio ed Ejana. Coppari che prova a toccare in dribbling, Ejana contro tre, poi Sestari, Lusileia con il petto mantiene benissimo il pallone sull'attacco di Vanina. Adesso Coppari sul corridoio centrale, torna su di lei Bettioli, ancora Bettioli, altra pressione di Coppari, sale Dincecco su Ejana che va via però tra due, poi Lusileia con il corpo non si muove sulla spallata di Ejana, ancora Lusileia con calma, indietro per Manieri, non c'è nessuno in appoggio, sta tornando proprio Lusileia, stanchissima anche la numero 10 che ha corso tanto, Dincecco tra le linee, di nuovo per Lusileia. Manieri con il mancino, una fucilata e finisce di poco al lato, tiro improvviso, fiammata della numero 11 che ha pareggiato il match impattando la rete di Alina Elpidio al 17° minuto della ripresa. E Ejana che ne ha ancora tantissima di corsa, Vanin contro Dincecco, sposta il pallone Deborah Vanin, lo scarico per Ejana contro Manieri, triangolo che non si chiude ma c'è il sesto fallo. Ah no, c'è la simulazione, allarga le braccia la panchina della kickoff, c'è simulazione, mi è parso di capire, abbiamo davanti le transenne, stiamo scherzando, dice il vice allenatore della panchina bianconera.
ammonita Ejana, quindi espulso in questo momento. Arbitri che sinceramente hanno commesso tanti errori da una parte e dall'altra. Manieri santa subito, dice Valesca Guai, ma siamo d'accordo. Cioccolatino che ha regalato alle sue per il pari. Sono ormai senza voce. Cioè, dunque è stata questa azione di triangolazione della kickoff che non si era chiusa per un presunto fallo. Aveva fischiato l'arbitro, pensavamo fosse fallo, invece è stata ammonita per simulazione Jessica Ejana. Quindi si riparte con il calcio di punizione battuto dal Montesilvano. Ricordiamo che i direttori di gara sono Angelo Bottini di Roma, Andrea Pulimeno di Roma e Dario De Nicola di Pescara al crono. Vanin, Bettioli, anticipo di Ortega, adesso Lusi Leia con il destro, Irene Franco che alza oltre la traversa, calcio d'angolo che verrà battuto con Eva Ortega. Ultimo minuto di gioco, 61 secondi esatti al termine. Ortega in mezzo, anticipo di Bettioli su Bruna Borges, partita attentissima da parte di Bettioli. Insiste ancora il Montesilvano che ha tolto il portiere di movimento ma rimane in attacco. Bruna Borges, Sestari lungo a cercare Lucy Leia, ma c'è Bettioli che arriva prima di tutti, va a prendere il pallone Lucy Leia, ma si lamenta Lucy Leia, ma l'arbitro dice che la rimessa è di Irene Franco. Tante rimesse protestate sia da una parte che dall'altra. Vanin, il Pidio con l'intervento di Sestari che risolve la situazione, 38 al termine, lancio lungo a cercare Manieri, c'è Bettioli da quelle parti, non può arrivarci Manieri. 34 secondi, ancora Bettioli per Ejana. Ricordiamo le reti, Aline il Pidio del primo tempo, al 13esimo, al 17esimo del secondo tempo invece il gol bellissimo da parte di Manieri. Bettioli, Bettioli per Ejana che non riesce ad agganciare, aveva spazio sulla sinistra Jessica Ejana, 17 secondi al termine. Quindi vediamo la classifica, Falconara che è a 35 mentre Montesilvano in questo momento ha diviso la posta in palio con la kickoff, 14 secondi ancora, partita sicuramente bellissima, mamma mia che arbitri, dice Marica Carbonari. 11 secondi, pareggio fino a questo momento che è parso giusto, è parso anche a voi nei commenti. Bettioli lungo a cercare Ejana che non riesce però ad agganciare, 6 secondi, Sestari lunghissimo per Lucy Leia, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, tira Manieri e risposta di Castiglio proprio sulla sirena. Avrebbe avuto dell'incredibile Manieri che è stato comunque protagonista nel pari, un pareggio a nostro avviso giusto, quindi 1-1 tra Montesilvano e kickoff che mantengono imbarate le distanze. Noi vi auguriamo un buon sabato e ci vediamo appuntamento al 14 febbraio per la gara interna tra Montesilvano e Biscelle. Grazie a tutti per averci seguiti, ciao!